Tutti ragazzi e bentornati su Ciak e Azione. Io sono Valerio Perrone ed oggi volevo parlarvi di un personaggio che è apparso in un trailer di un attesissimo film che uscirà a breve, ovvero Ant-Man and Wasp: Quantumania. Ma non sto parlando di Kang, no. Per osservare quel personaggio e parlarne ne avremo tempo, in quanto il villain della grande fase 5 dei Marvel Studios apparirà in Avengers Kang Dynasty e molto probabilmente in Avengers Secret War. Ma oggi volevo parlarvi di MODOK, un personaggio apparso nel trailer del film e che in molti hanno trovato un po' buffo, in quanto l'aspetto del villain è grottesco perché ha un testone gigante, delle braccia e delle gambe molto più corte a differenza della testa. Ma chi è MODOK? E chi interpreta il personaggio? Il personaggio è interpretato da Corey Stoll, che è l'attore che abbiamo già visto vestire i panni di un villain Marvel, ovvero Yellow Jacket, il calabrone in Ant-Man, villain che alla fine del film sembra che muoia, ma a quanto abbiamo capito il calabrone tornerà appunto ad essere MODOK nell'universo quantico, perché dopo che la sua tuta è implosa e si è trasferita nell'universo quantico, è evidente che ha subito una malformazione e credo che nel film ci spiegheranno come e perché ritroviamo il calabrone in queste vesti un po' strane e grottesche, appunto. Ma chi è MODOK nei fumetti? MODOK era un inserviente della EIM, un tale George Tarleton, trasformato proprio dagli scienziati dell'agenzia grazie a un esperimento per farlo diventare una persona super intelligente. Purtroppo l'esperimento gli ha causato una malformazione del cranio e del cervello tale da farlo diventare giganteschi, ed è per questo che ha bisogno di un sostegno, di questa sedia che lo tiene in vita e lievita, in modo da sorreggere questo enorme cranio. Una malformazione che gli dà delle abilità psichiche e telecinetiche. Inoltre il buon Tarleton impazzisce e prende il controllo di tutti gli scienziati della AEM e li uccide. E si ribattezza MODOK con la K finale, perché inizialmente era con la C, ovvero Mental Organism Designed Only to Kill, un organismo mentale progettato solo per uccidere. Quindi una minaccia per l'intero universo Marvel, che vede poi scontrarsi contro i nostri Avengers, che nei fumetti cercano di fermarlo, quali Iron Man, Capitan America ed Hulk. Probabilmente ritroveremo il buon MODOK, perché in questo film può darsi che ci sia solo un'introduzione del villain e potremmo ritrovarlo magari in Capitan America New World Order, perché proprio nella saga fumettistica è MODOK a creare Red Hulk, l'Hulk rosso, che è interpretato dal generale Ross. Vediamo cosa accadrà e cosa ci riserverà questo Ant-Man and Wasp: Quantumania. Quindi, se avete dei dubbi o delle domande riguardo MODOK, non vergognatevi a scriverle nei commenti, o se volete aggiungere qualcos'altro. Io ho cercato di dare un'infarinatura generale del personaggio che abbiamo visto nel trailer, in quanto ha creato molto scalpore. Vediamo se magari sarà solo un'apparizione per far ritornare il buon Calabrone ed avere un ultimo scontro, una resa di contri proprio con Ant-Man. Un Ant-Man che qui potrebbe lasciarci e dare definitivamente l'addio all'universo Marvel, ma vediamo cosa accadrà, in quanto potrebbe essere invece lui ad uccidere, magari alla fine della saga di Kang, proprio il buon Jonathan Majors, che è l'attore che interpreta il villain alla fine della saga, magari sacrificandosi e salvando la figlia e Wasp. Ragazzi, io per questo è tutto, ma ci rimandiamo al prossimo video e vi terremo aggiornati con altre news e recensioni di film. Quindi continuate a seguirci qui su Ciak Azione e non dimenticatevi di mettere la campanellina e
mi piace al nostro canale e iscrivervi per ulteriori news e video. Qui in descrizione troverete tutti i link necessari per seguirci ai canali dei nostri social, Instagram, Facebook e YouTube. Quindi non mancate di seguirci, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, da Valerio.